Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo Hangout, mio 8Tube Channel attraverso Giovanni Wagner Cavalieri e poi il nostro amico Paolo Dieci Decimi. Ciao a Lo faccio tutti, benvenuti. vedere, eccolo qui, perfetto. E oggi andremo a parlare di un argomento molto interessante, vero Paolo? Sì, oggi parliamo Molto, della luce blu. molto, esatto, molto attuale e davvero molto interessante. Allora, io penso di iniziare con proprio spiegare che cos'è questa luce blu, perché se ne sente parlare, però spesso non si sa di che cosa si stia parlando. Allora, innanzitutto, la luce blu non è altro che un insieme di onde elettromagnetiche che ricadono in quella fascia del blu, come si può vedere, diciamo, da questo spettro elettromagnetico. Qui abbiamo l'insieme di tutte le onde elettromagnetiche, però c'è questa zona qui che è il visibile, ovvero tutti i colori che possiamo vedere noi, quindi tutte quelle onde elettromagnetiche che possiamo vedere noi, e che è rappresentato qui in grande. Quindi questa zona che va dall'azzurro, blu, indaco, violetto è la cosiddetta luce blu, quindi un insieme di onde elettromagnetiche. Però perché, diciamo, ci preoccupiamo tanto della luce blu? Ci preoccupiamo della luce blu da quando abbiamo iniziato a smanettare con le nuove tecnologie, quindi con i tablet, con gli smartphone, perché la luce blu già si studiava tempo fa. Si è iniziato a parlare molto poi da quando queste tecnologie hanno praticamente invaso le nostre vite. Perché sono un problema da un certo punto di vista? Perché emettono fortemente luce blu. Infatti, questo è lo spettro di emissione, cioè come emette la luce tipicamente un tablet. Vedete che praticamente c'è un picco nel grafico in corrispondenza del blu rispetto alle onde medie, quindi il verde e il giallo, che di norma dovrebbero essere queste quelle emesse maggiormente. Invece no, con il tablet come anche per lo smartphone abbiamo un picco nel blu. E praticamente la luce blu può, diciamo, avere vantaggi per quanto riguarda il fatto che ci mantiene un'alta attenzione durante le ore di giorno. Però il problema vero è prima di andare a letto, quindi nelle ore, diciamo, pre-notturne. Perché è un problema? Perché ci va a sfasare in un certo senso il ciclo circadiano, che è praticamente un meccanismo regolatore della fase di sonno e di veglia nel nostro organismo. Qui infatti abbiamo un po' di rappresentazione, abbiamo praticamente la luce che arriva all'occhio, poi vengono inviati segnali nel cervello e abbiamo da parte della ghiandola pineale che si trova qui la produzione di un ormone che è la melatonina e questo è l'ormone del sonno, quindi viene rilasciata mediamente intorno alle 9. Qui, in un organismo che ha un ciclo circadiano, insomma, normale. E poi viene assorbita, riassorbita intorno alle 6, le 7, quando ci stiamo per svegliare. Se io praticamente utilizzo il tablet, o lo smartphone prima di andare a dormire, quindi mi faccio una passeggiatina su Facebook prima di andare a dormire, cosa succede? Che la luce blu va a sfalsare il mio ciclo circadiano, quindi va a stoppare la produzione di melatonina e anziché essere rilasciata alle 9, viene rilasciata magari a mezzanotte e poi verrà riassorbita di conseguenza più tardi. Ma la domanda è, se io mi dovessi svegliare alle 7, comunque sia per andare al lavoro o per andare a lezione, come faccio? Quello è il problema, perché io mi alzo intontito e la melatonina è ancora in giro nel sangue. Allora io mi alzo intontito, devo andare praticamente come uno zombie nel pullman o al lavoro. Magari c'è anche il capo e non lo saluto perché non lo riconosco neanche. E quindi va a sfasare il ritmo sonno-veglia e diciamo non ci fa vivere un sonno, diciamo, tranquillo. E come dovrebbe essere, perché durante il sonno tutto quello che abbiamo appreso durante il giorno viene memorizzato e ci ristoriamo dal punto di vista delle nostre energie psicofisiche. Ecco perché è importantissimo il sonno e tutto questo ambaradam, insomma. Quindi
No, dobbiamo adottare determinate soluzioni. E Paolo oggi ci voleva parlare di qualche soluzione che si può adottare, vero Paolo? Esatto, Giovanni, grazie mille per questa spiegazione perché mi hai spiegato proprio un sacco di cose della mia vita anche. Mi spiego perché certi giorni sono un po' così assonnato la Esatto. mattina, ti spiegano veramente Quando tante mandi al paese gli altri perché c'è sonno, sappi che è per questo. cose. Perché il giorno prima passavo troppo tempo al computer fino a tarda notte. È molto Esatto, questo è il probabile. motivo. E va bene, allora sì, io volevo parlare un po' di soluzioni che io sto adottando personalmente e che sono alla portata di tutti. Allora, abbiamo due tipi di soluzioni. Possiamo agire proprio sullo schermo, quindi agiamo sulla luce che emana lo schermo, oppure possiamo agire sugli occhi, quindi attraverso dei filtri, delle lenti che schermano questa luce, agiamo direttamente su di noi. Una soluzione gratuita e secondo me ottima è questo programma che si chiama Flux. Lo faccio vedere a tavola perché siamo molto pigri e non vogliamo fare ulteriori montaggi nel video. Il sito Sì. è justgetflux.com. Questo è un programma sia per Windows che per Apple, quindi per tutti i computer. Ed è un programma eccezionale secondo me perché quello che fa. Mano a mano che la notte sta arrivando, mano a mano che le ore che si arriva verso la sera, lui regola la luce dello schermo e quindi vedrai il tuo schermo un po' più rosso. Vuol dire che emana sempre meno luce blu. Quindi, per esempio, adesso sto andando sul mio schermo, gli dico dove sono, gli dico così lui fa tutto in automatico. E piano piano lui mi regola la luminosità dello schermo che va proprio i Kelvin. È una cosa che. La temperatura dello schermo, i Kelvin, Temperatura, sì. mi va abbassando i Kelvin praticamente, quindi lo schermo si vede un po' più rosso, ma i miei occhi sono molto più contenti e anche la mia melatonina, diciamo. Esatto. Esatto. È libera di farsi una passeggiata nel sangue anche lei, Ah, è proprio. contenta. Allora, questa è l'opzione per il computer, invece per tablet e smartphone ci sono delle pratiche app. Per esempio, io ne uso una che si chiama Twilight, come il film dei vampiri purtroppo. Twilight si chiama e fa la stessa cosa di Flux praticamente. Vi faccio vedere il mio schermo, è sempre in esecuzione. Questo è il mio schermo normale, senza Twilight attivato. Ok. E ecco, con Twilight attivato diventa così, rossiccio. Oh, ottimo. Non è il massimo per chi gioca o per chi fa altre cose, però se uno deve stare su Facebook o leggersi qualcosa, è perfetta. Esatto. Anche questa è gratis, se ne trovano anche altre, per esempio c'è una che si chiama Filtro Luce Blu, se ne trovano diverse sia su Google Play che su App Store, per chi ha prodotti Apple. Poi adesso parliamo degli occhiali, quindi dei filtri che si possono indossare. Tranquillamente. Una cosa abbastanza nuova si chiama Blue Control e qui ti invito anche a se vuoi dire due cose perché mi hai detto che l'avevi incontrato in una fiera questo Sì, prodotto. li ho provati personalmente durante un congresso ed effettivamente fanno il loro dovere, nel senso, contrariamente a quanto si pensa, non stoppano del tutto la luce blu, quindi tu hai una percezione normale, però quello che succede fondamentalmente è che sottoespongono leggermente alla luce blu, quindi diminuiscono quel picco di luce blu che avevamo prima Certo. quando vi ho fatto vedere, un attimo che ci arriviamo di nuovo. Ecco, anziché avere, diciamo, questo picco qui della luce blu, praticamente lo abbassano leggermente e Abbassano. quindi quella luce bianca che vediamo non ci dà quell'impressione di essere leggermente azzurrina, ma ci dà un'impressione quasi di essere leggermente ambrata. E inoltre migliora il contrasto e diminuisce leggermente lo stress visivo. Quindi diciamo Esatto. hanno una certa utilità da questo punto di vista, E assolutamente. non abbiamo spiegato cos'è esattamente, che praticamente è un trattamento che si fa ai tuoi occhiali, quindi tu porti Esatto. degli occhiali, per esempio non so, sei un po' mio, poi porti gli occhiali, li porti all'ottico, lui ti fa questo trattamento che ti scherma, diciamo che come hai appena detto, migliora la tua relazione con la luce blu, poi te li Esatto. ridà e siamo qui.
siamo a posto. Un altro prodotto interessante sono questi Energy Glasses, ho trovato. Questi sono degli occhiali che sono fatti di plastica praticamente e come vedete sono arancioni e anche loro hanno il compito di... hanno questa cosa con la luce blu. E sono molto economici e quello che fanno sono praticamente gli occhiali da lavoro, quindi andarci in giro non è il massimo, però sono molto economici e non so se sono buoni, ma li proveremo magari. Sì, Un magari ce ne altro possiamo spedire un paio. prodotto molto interessante si chiama Gunnars. Gunnars è un'azienda internazionale che fa occhiali per gamer, quindi sia per gamer professionisti, sia per gamer appassionati che passano un sacco di ore davanti ai videogiochi o davanti al computer. Quindi fa questi occhiali che sono abbastanza stilosetti e con queste lenti gialline. E chi li ha provati, ci sono anche dei video su YouTube, poi ovviamente metteremo tutti i link in descrizione Sì, delle cose che abbiamo detto. E assolutamente. chi li ha provati dice che sono ottimi. Un'altra, l'ultima cosa che dirò, sono degli occhiali che ho visto dal mio ottico di un'azienda italiana che si chiama AR Optical. La cosa che mi ha colpito di questi occhiali è che la lente è trasparente, non è giallina, non è arancione come abbiamo visto. La lente è trasparente, però sono anche molto belli esteticamente questi occhiali. Però, esatto, ha un'azione positiva per la luce blu, ne filtra, la filtra. Ottimo, E ottimo. questi occhiali si aggirano, hanno un prezzo, vi parlo anche un po' dei prezzi, Blue Control onestamente non lo so, gli Energy Glasses costano più o meno 17 euro più la spedizione, i Gunners stanno sui 70 euro e questi occhiali che ho visto io stanno sui 80 euro. E purtroppo non li vedo online perché sono un'esclusiva per gli ottici, quindi se uno va nella propria ottica magari trova sia il Blue Control che questi occhiali Sì, nuovi. oppure può richiedere, insomma, gli verrà dato, chiedetevi sarà Esatto, dato, ecco, esatto. questo è il motto di Chiaramente, oggi. giustamente non ho detto che se uno è miope, quindi deve stare allo schermo con gli occhiali correttivi, c'è per esempio si fa i Gunnars, c'è ovviamente un sovrapprezzo per applicare la stessa tecnologia alle lenti graduate. Esatto, sì, possiamo avere anche il Gunnars, diciamo, graduato. E quindi se ho un meno 2 ordino il Gunnars da meno 2 con il Blue Control, diciamo, sopra. E Esatto. quindi sì, si può fare anche questo. Perfetto, io E quindi penso di aver grazie detto Paolo. tutto. Queste sono le soluzioni. Vabbè, la soluzione più ovvia è non stare al computer la sera, se proprio dovete, Sì. ecco. Addirittura ci sono delle diciamo, dritte curiose che praticamente ho trovato durante gli studi, che praticamente oltre che magari schermarsi la luce blu con filtri o app e cose del genere, davano indicazioni su come usare queste tecnologie prima di andare a letto, tipo cercare di evitarle ad un'ora, un'ora e mezza prima di andare a letto, ma noi invece ci addormentiamo con Facebook in faccia, o YouTube in faccia, insomma, a proposito di YouTube, seguiteci sui nostri canali perché vi Esatto. divertite, soprattutto vi divertite. E insomma, addirittura l'indicazione più curiosa era quando vi alzate la notte. Cercate di accendere delle luci non fortissime, no? Che possono cercare di sfasare un po' il ciclo circadiano, ma delle luci basse, quindi Una proprio vecchia la ciclo candela, quindi. di... Sì, esatto, mi sono immaginato la candelina, no? Uno che va così con la candelina, oppure mi becchi la porta in faccia, praticamente. Comunque, giusto per dare qualche precisazione. Come ho detto, il fenomeno della luce blu non è pericoloso sempre, solo durante le ore pre-notturne. Le ore, diciamo, diurne no, anzi, la luce blu ci aiuta a stare attenti e insomma, ad essere concentrati. Il problema è solamente diciamo, nelle ore pre-notturne, quindi forse lì i filtri hanno la massima utilità.
In assoluto, Cioè, quindi insomma. se io mi compro i Gunners, li porterò non tutto il giorno, ma soprattutto nelle ore serali, diciamo. Sì, perché magari tu lavori tutto il giorno, cioè arrivi a casa che ti vuoi guardare un bel film nel letto, oppure ti vuoi fare una bella partita online sui videogames, allora giustamente è meglio farlo con le dovute precauzioni, Certo. insomma. Ti volevo chiedere una cosa, Giovanni, già che ci stiamo. Vai, Allora, vai. ho anche letto qualche parte che la luce blu è probabile che danneggi un po' l'occhio, però magari non sono studi che hanno fatto approfonditamente, giusto? Non No, so che cosa c'è. il problema di questi studi, ti spiego. Allora, la luce blu si sa che è fotossidativa, nel senso che ossida i fotorecettori, cioè le cellule della retina che ci consentono di vedere, quindi alla lunga porterà dei danni. Ma questo non è relativo solo alla luce blu emessa dai tablet. La stessa luce blu che è presente nella luce del sole fa questo. Il problema è che il tablet o magari lo smartphone, il PC ce l'abbiamo sparato in faccia anche 6-7 ore al giorno, quindi il rischio aumenterebbe. Però, come dicevo tempo fa, quando ti ricordi c'era quel ragazzo che ci chiedeva dei fari alloxeno, Sì. giusto? Praticamente lì lo studio non c'erano studi attendibili, come anche qui nella luce blu, perché ci sono troppi fattori di rischio da eliminare. Nel senso che se io valuto i danni da un momento A a un momento B, che i danni che potrebbe produrre la luce blu del tablet o del PC o dello smartphone, devo poi sottrarre in un qualche modo quelli che potrebbe produrre magari la luce esterna anche. Certo, è Perché complicatissimo. magari quella persona, non lo sai, è magari uno che se ne va in barca 4 giorni su 7 con lo yacht, e allora sta magari se c'è bel tempo con il sole sparato in faccia, e quindi già è una fonte di luce blu, e poi si diverte a stare sul tablet, eccetera, eccetera. Quindi è un po' complicato. Certo, Quindi certo. sì, i filtri a rigor di logica potrebbero migliorare, cioè evitare quel deterioramento della retina, però non ci sono, diciamo, prove certissime che ci dicono sì, è così perché l'abbiamo dimostrato. Lo studio non è così semplice in questo caso qui e richiede molto, molto tempo. Molto Certo. tempo, assolutamente. Perfetto, grazie mille. Niente. Allora, quindi penso che per questo appuntamento abbiamo detto abbastanza. A Abbiamo voglia. detto un bel po' di cose, abbiamo dato un bel po' di consigli. Come sempre vi invitiamo a seguirci sul mio canale 8Tube Channel e quello di Paolo 10 Decimi. Un'altra cosa, poi mettiamo tutti i link in descrizione Esatto. di. Anche se qualcuno vuole scrivere nei commenti dei temi che gli interessano, di cui possiamo parlare nei Esatto. prossimi video, fatelo pure senza problemi. A noi fa piacere. Ok, così, sì, infatti, così togliamo un po' di dubbi anche. Ok, Ci siamo. quindi penso che sì, possiamo chiudere qui. Esatto. Niente, noi ci vediamo alla prossima. Ecco, sì, ci vediamo alla prossima. Ragazzi, Ciao a da tutti, OptiTube Channel grazie. e Paolo 10 Decimi è tutto. Alla prossima. Ciao a Ciao. tutti. Ciao.